Andiamo a conoscere il mondo della conciliazione. Che cos'è? Come funziona? Ce lo spiega, l'abbiamo chiesto a Brunella Tarli, dirigente della Camera di Commercio per l'organismo di conciliazione. Dottoressa Tarli, possiamo spiegare ai telespettatori che cos'è la conciliazione e in che modo si è trasformata? Sì, intanto appunto è con vero piacere che noi spieghiamo alle persone che cos'è la conciliazione, perché la riteniamo uno strumento giuridico estremamente importante. La conciliazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie o fra privati, o fra imprese e privati. In altri termini significa che con lo strumento della conciliazione, le persone possono evitare, le persone che ovviamente hanno un conflitto, possono evitare di ricorrere alla giustizia ordinaria. Ricordiamo ai telespettatori che anche la Camera di Commercio ha un suo organismo di conciliazione. Sì, la Camera di Commercio di Firenze non solo ha un suo organismo di conciliazione, ma è uno degli organismi di conciliazione, diciamo più, è storico. Infatti, gli organismi di conciliazione, questa è una garanzia per la persona che accede alla conciliazione, sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, quindi non tutti possono fare mediazione, non tutti possono avere un albo dei mediatori. L'organismo o gli organismi iscritti passano attraverso un'istruttoria piuttosto pesante del Ministero della Giustizia per poi acquisire i requisiti che consentono appunto di svolgere l'attività. L'organismo di conciliazione di Firenze è iscritto al numero 4 del registro degli organismi, quindi da oltre un decennio gestisce mediazioni, le gestisce anche con successo. Abbiamo avuto anche mediazioni di forte valore economico, questo diciamo ben risolte. I nostri mediatori sono persone selezionatissime. Quello che ci interessa è che le persone comprendano che hanno a disposizione un fortissimo strumento giuridico, e dico uno strumento giuridico previsto da una norma, che hanno a disposizione un organismo, parlo ovviamente dell'organismo camerale, che offre fortissima assistenza, grandissima assistenza alle parti. Questo diciamo anche attraverso il lavoro dei miei collaboratori dell'organismo, che sono sempre a disposizione del pubblico anche per informare su quelli che sono i vari step della mediazione, hanno a disposizione un albo composto di professionisti qualificati e ovviamente estremamente preparati. E quindi è questa la cosa che devono sapere, che hanno veramente uno strumento forte nelle loro mani.